Il 19 aprile 1873 nasceva a Ravenna quello che oggi viene chiamato il Corpo di Polizia Locale. 146 anni dopo, a Palazzo Rasponi, si è tenuta la cerimonia per commemorare la fondazione della Forza Civile, la presenza delle istituzioni locali, militari, dei cittadini e delle associazioni che collaborano con la municipale per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Sono 200 attualmente gli agenti in servizio nel comune di Ravenna. Fra loro, donne e uomini che nel corso dell'ultimo anno si sono contraddistinti in compiti di particolare importanza nel contrasto alla criminalità e per la sicurezza e il benessere dei ravennati e che oggi sono stati premiati in una cerimonia ufficiale. I risultati sono quelli di avere una polizia locale moderna, attrezzata, equipaggiata, con organici all'altezza delle esigenze del cittadino ed in linea con quelli che sono, i parametri che il governo ha posto per, il mantenimento della sicurezza urbana. La Polizia Locale di Ravenna ha ricevuto due importanti premi nel corso dell'ultimo anno. Sì, un riconoscimento per l'attività ausiliaria di pubblica sicurezza, quella funzione di sicurezza integrata verticale che svolgiamo insieme alle forze di polizia a competenza generale e che ci ha visti ricompensare per l'attività di contrasto all'abusivismo commerciale in spiaggia. Premio ANCI Sicurezza 2018. Un altro premio invece che ci rende identicamente orgogliosi è quello per l'attività di sicurezza integrata orizzontale, ossia il premio ESRI 2019 per la buona prassi del progetto SicuraWeb, con il quale a fianco agli strumenti statistici di rilevazione della delittuosità e che danno il senso soltanto della sicurezza in termini statistici, affianca quella che è il valore della sicurezza percepita, oggi quanto mai di interesse per operatori ed autorità. Ecco, avete appena concluso una serie di operazioni nell'ambito commerciale. Lei ha citato altre operazioni speciali che ha condotto il corpo nell'ultimo anno. In futuro, che cosa vi dedicherete in particolare, oltre appunto ai normali compiti? Dunque, nel nostro futuro intanto c'è un progetto di riorganizzazione per essere ancora più coerenti rispetto alle richieste che ci pervengono dalla cittadinanza e anche dal Ministero dell'Interno. Rilevazione degli incidenti stradali 24 ore su 24, unità specializzate sempre più in linea con quelli che sono i fenomeni di illegalità della nostra città.